On je bil za enega jezuita iz enega kosa, ni bil razdvojen. Comunque per noi era come un padre, padre Iva. Che era una persona autorevole, ma semplice. Se mi zdi samo, da lahko združuje samo en tak človek, ki je spravljen, da je spravljen samim seboj, to pomeni z Bogom in z drugim. Allora, padre Ivan per noi era un sant'uomo, questo bisogna dirlo. Rodili smo se vsi v Ljubljani. Oče in mate prihajate iz Male vasi, iz Dobrepolja. To so bile dve hiše, ena zraven druga. In Francel se je zaljubil v Ivanko in Ivanka v Franclo. In tako so se poročila. Imela sta 15 otrok. Jaz sem peti od 15. Žužkovi so živeli v župniji Svetega Petra v Ljubljani. Starša sta svojim otrokom dala zgled pokončnih kristjanov, ki sta svojo vero živela in branila tudi v javnem življenju. Bila sta dejavna tako v cerkvenih kot laiških združenjih. Otrokom sta omogočila tako izobrazbo kot tudi duhovno rast, katere so bili deležni predvsem v okviru Marijine kongregacije, ki se je pod vodstvom patrov jezuitov zbirala pri svetem Jožefu na Poljanah. O globini vere in krščanskega življenja v družini priča tudi dejstvo, da so iz nje izšli kar 4 jezuiti in 4 sestre redovnice. Še iz svojih otroških let se spominjam, kako so oni hodili v cirko. Pri njih je bilo 14 nekaj otrok in ko so šli v cirko, k nedeljski maši, so šli kot v procesi, najprej ta mali, pa vedno večji in kot zadnja dva so še ata pa mama. In to je meni še iz otroških let ostalo res v enem globokem spominu. Umirno družinsko življenje pa je grobo posegla druga svetovna vojna ter dogajanje po njej. Ivan je z bratom Nikom stopil na stran domobrancev ter z njimi delil številne preizkušnje. Kar 3-krat je čudežno ubežal smrti. Ob njem je blizu Ortneka padla mina, ki pa ni eksplodirala. Ubežal je ob obleganju gradu Turjak in končno ga je po vojni tvegan skok z vlaka rešil pred ujetništvom na Teharjah. Po vojni je celotna družina, razen Miha in Majde, ki sta že naredila prve korake na pot posvečenega življenja, pobegnila iz domovine prek Avstrije v Italijo, od tam pa po nekaj letih življenja v begunskem taborišču v Argentino. In tako so se vsi znašli. V Avstriji in potem v Italiji. Sem dosegel v Italiji, tam sem z očetom govoril in sem povedal, da mislim postati jezuit. Sem z nekako, kako bi rekel, malo sem se ga bal takrat. Pa sem rekel, oče, gremo malo na sprehod, pa mi nekaj povedal. Sem mu to povedal, tam me pogleda, pa je rekel, Ivan, jaz sem vedno za to molil in stvar je bila končana.
Ivan Žužek je vstopil v noviciat družbe Jezusove v mestecu Lonigo v Italiji, jeseni leta 1945. Pred mašniškim posvečenjem mu je bil odobren tudi prestop v bizantinsko-slovanski obred, vse s pogledom uprtim v prihodnje misijonsko delo za železno zaveso. A predstojniki so mu zaupali drugačno nalogo. Lui è stato mandato dai superiori religiosi all'Istituto Orientale negli anni 60, all'inizio degli anni 60. Adesso dovrei vedere la data esatta. Comunque ha fatto gli studi quando non c'era neanche la facoltà di diritto canonico orientale. Tantomeno, sì, era già una parte del codice pubblicata in quattro motu proprio, che era risultato del lavoro della prima commissione che lavorava dal 1929 fino a 48, possiamo dire. Allora si studiava quella parte esistente che però era ancora solo veramente parziale. Lui si è laureato alla Gregoriana con uno studio sul diritto particolare della Chiesa russa, scrivendo libro su Korncheva Kniga, che infatti era un antico codice slavo preso dalle fonti greche che ha grande diffusione nelle chiese bizantine slave. E cominciato a insegnare all'Istituto Orientale. Ancora da studente cominciava con l'insegnamento del russo e pian piano aggiungeva poi materie di diritto processuale, sacramenti, gerarchia, eccetera. Nel 1972, se non sbaglio, nasce la facoltà di diritto canonico orientale, quando lui era rettore dell'Istituto Orientale, perché nel 67 diventa rettore. Nell'Istituto Orientale si è riuscito a formare per la prima volta una speciale facoltà, unica al mondo finora, di diritto canonico orientale. Allora, ovviamente, se lui era rettore, vuol dire che spingeva in questa direzione. San Agostino diceva che ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. E poi quando sono stato in Siria con un vescovo ortodosso siriaco, dice, beh, chi non conosce Žužek non conosce diritto canonico orientale. Perché in fondo padre Žužek è stato per 18 anni segretario della commissione che preparava qui al Vaticano un codice delle chiese orientali cattoliche. È una opera che infatti è la prima volta nella storia della Chiesa che si è riuscito a mettere insieme un codice per tutte le chiese orientali. E come diceva lui, ci voleva uno con testa dura, come era quella sua, per portare avanti questo lavoro che ovviamente era fatto da un team, da un gruppo di collaboratori, da patriarchi, da curia romana, però ci voleva uno proprio che dirigesse questo lavoro, che mettesse ordine del giorno, che spingesse gli studi, che facesse tutto necessario per convincere talvolta di fare un compromesso o di trovare una soluzione anche nelle situazioni che sembravano impossibili trovare una soluzione. Allora, se oggi nella Chiesa, a parte del codice latino per la Chiesa latina, esiste anche un comune codice per tutte le chiese orientali, che sono 22 o 23, dipende come si contano, in fondo tutti riconoscono che è merito suo. Perché commissioni si radunavano, sì, canonisti lavoravano, però un motore e un coordinatore e uno che portava avanti il lavoro, in fondo era lui. Oddih sredi napornega dela je pater Ivan našel v neokrneni naravi gora. Sam je rad priznal, da brez teh rednih izletov ne bi zdržal napornega delovnega ritma. Gore pa mu niso predstavljale le odklopa od vsakodnevnih skrbi, ampak je v neokrneni naravi odkrival sledi stvarnika. Pozneje sem se v Rimu večkrat srečal z njim. Enkrat sem šel celo z njim v planine, lep, čudovit sončen dan in domov sem prišel za goro, kot da bi bil indijanec, takšno sonce je bilo po snegu, so hodila. Ko smo bila takrat v planinah, mi je mimo grede pravil, kako doživlja ob tej naravi povezavo s Svetim pismom. In ko smo šla čez
c'è un travnik, od spore gore bil sneg, a pod spore še travnik. Prav kako je tam doživljal svetopisensko, kako so se ovce po planinah spuščale dol, ne, se vsipale črede. In tako je to tako živo pripovedoval, da mi je še zdaj v spominu, kako je on to v zvezi z Božjo besedo pa doživljanjem prirode to čutil, to povezanost. Ne. Pater Ivan je vse delo pri pripravi zakonika z njemu lastno natančnostjo zapisoval v svoj dnevnik. A ta dnevnik je po razglasitvi zakonika, ko je bilo njegovo delo končano, uničil. Pričevanja sobratov jezuitov govorijo, kako se pater Ivan pri svojem delu ni zanašal le na svoje izjemno strokovno znanje. Ni bil le uslužbenec, funkcionar, ampak je srcem delal za ljudi. Ko je bilo najhuje, pa je uporabil posebno orožje. Molitev pika polonic, malih skautin. E ci diceva ogni volta che lui aveva una preoccupazione, una cosa speciale, importante che lo preoccupava, veniva da noi e ci diceva: Coccinelle, pregate per questa mia intenzione. Io ora non vi dico che cos'è, però sono sicuro che Gesù vi ascolta, perché il vostro cuore è vicino a lui, molto più di quanto non lo sia il mio. Leta 88, che è stato correcciato zadnjo plenarno zasedanje članov, so mi že prej kakšno zasedanje, se razume, kjer je ta zakonik, so ga sprejeli v veliki večini. In to je bil neke vrste čudež zgodovinski, ker je že težko, da dva Slovenca se nekaj pobotata, ne? Da bi pa 21 crkva, predstavnikov 21 raznih crkva med Maroniti, Melkiti, Južnoindici, Bulgari in tako naprej, sprejeli en sam zakonik, je pa res bilo težko predvideti, da bo to sploh mogoče. So ga pa radi sprejeli in jaz ta čudež sem vedno nekako pripisoval Brezjanski Mariji. Ker vsega začetka, ki me je pater general vprašal, a bi vi to sprejeli, sem rekel: veste kaj, pater, to boste vi odločili. Jaz se tega ne bojim. Pa sem vedel, kaj dela. Ampak sem rekel po svoje, tom pa jaz po svetu v Brezjanski Mariji, pa bo šlo. In je šlo. Ko je papež Janez Pavel II. 18. oktobra leta 1990 slovesno razglasil zakonik, je patru Ivanu v zahvalo podaril enega od šestih podpisanih izvodov. A pater Ivan ga ni obdržal zase. Kot zahvalni dar ga je poslal Mariji Pomagaj na Brezje, v veri, da je prav po njeni priprošnji to izjemno delo sploh ugledalo luč sveta. Ampak v četrtek, kot sveti Ignacij pravi, moramo jezuiti malo počivati, jaz sem šel pa na hribe. Kaj ti brez hribov jaz ne bi zdržal v takem študiju? Ko so me postavili za generalnega tajnika te papeške komisije za vzhodni zakonik, se je pa vse od nekako obrnilo, ker jaz v četrtek se moral biti v komisiji in delati. Teden se mi zdel skoraj razdeljen od dva dneva, od ponedeljka zjutraj do sobote v povdne, ker sem dan in noč mislil samo na zakonik in drugega ni bilo v glavi. Od sobote pa do nedelje zvečer sem bil pa nekje na hribah. Če ne, ne bi zdržal. Ampak s tem je izpadlo vse duhovniško delo. Dve leti in pol sem bil v tem stanju in sem nobenega spovedal, nobene pridga nikomor naredil, sem samo delal za zakonik, pa mi je vest peklo na vse zadnje. Kakšen duhovnik pa si? V tej osebni krizi se je profesor Žužek ponudil kaplanu neke rimske župnije, da bi bil pripravljen nekaj ur tedensko otroke učiti verouk. Kaplan Don Vincenzo pa mu je ponudil drugo možnost, ki je bila patru Ivanu še bolj pisana na kožo – skaute. To se je zgodilo v času, ko je v italijanskem katoliškem skautstvu prišlo do velikih sprememb. Leta 1974 je prišlo do združitve Združenja italijanskih katoliških skautov ASCI
ter Združenja italijanskih Scouting AGI v enotno organizacijo AGESCI. Nekaj voditeljev se s to odločitvijo ni strinjalo. Želeli so nadaljevati s skautstvom, kot ga je učil Baden Powell, zločeno vzgojno potjo za fante in dekleta. Stopili so pod okrilje Mednarodne federacije evropskih skautov, ki so bili tedaj malo številni in kljub katoliški opredelitvi niso uživali podpore strani cerkve. V to situacijo je leta 1976 vstopil pater Ivan. E lui si presentò una sera e noi eravamo proprio lì in sede, stavamo intenti ad aprire una porta solo per noi dal muro della parrocchia, eravamo proprio... E si presentò e fece, salve, io sono padre Ivan. Noi l'abbiamo guardato e dice, dica. E detto, no, Don Vincenzo dice che voi non avete un assistente, e noi vorrei darvi una mano se è possibile. Siamo rimasti un pochettino... colpiti da questa proposta che non ci aspettavamo. E allora il capo che era lì con me gli disse, vabbè, noi siamo scout, conosci scout, mai sentito nominare scoutismo, io non so assolutamente nulla. Allora il capo disse, se lei desidera posso spiegare, detto, lui disse proprio, ma guardi, preferisco leggere qualcosa di concreto, avete degli statuti, avete dei regolamenti, datemi quelli e io me li studio e vedo di che si tratta. Da quella battuta siamo rimasti un pochettino colpiti, ho detto, mamma mia, chi è questo? Posso sentire fanti in decleta soprattutto zelo dopadli zaradi resnosti s katero so vzeli hrščansko besedo. Sem začel z njimi delovati, pa nisem takoj sprejel. Sem rekel, dajte mi najprej vaš štatut in tudi štatut druge organizacije, da vem, zakaj so sedaj dve, ker meni se to ne dopade. In sem preštudiral vse štiri knjige, glavne knjige Baden Pavla, ker če nekaj delaš, ker skautov jaz prav nisem poznal, popolnoma neč, to je bilo zame popolnoma novo. In sem rekel, za Božič bom rekel, če bom šel naprej ali ne. Na Božič sem mogel reči, da sem prav za to, prvi zaradi tega, ker ko sem čital štiri knjige Baden Pavla, sem se znajdel, da sem bil vedno skaut. Tako se je začela zgodba, ki je bolj kot na papirju ostala zapisana v srcih mladih, ki so ob patru Ivanu zoreli v odgovorne osebnosti. Zgodba, ki je nepretrgoma trajala skoraj 30 let, vse do dne, ko je pater Ivan dal svoj pravi odhod. Kljub pomembnim službam, ki jih je opravljal v Vatikanu, je k skautom pristopal z neverjetno preprostostjo. Še več. Najraje je delal prav z najmanjšimi, z volčiči in pikopolonicami, s katerimi se drugim ni dalo ukvarjati. Un aggettivo per definire padre Ivan? È Baden Powell perché in molti tratti gli assomiglia. E un aggettivo è instancabile. Intellettuale. Incoraggiante. Divertente. E quindi io che avevo iniziato dicendo mamma mia adesso dovremmo fare un'altra, diciamo un sacerdote, dovremmo fare una lezione di catechismo. Mi ritrovai invece con una persona che voleva giocare con noi. E giocava con noi parlandoci di quanto era bello seguire Maria, di quanto fosse bello seguire Gesù e chiedeva alle coccinelle di diventare delle sante. Io ricordo perfettamente che già da 9 anni lui ci chiedeva di pregare per i nostri mariti, per i nostri futuri mariti. E ci ha insegnato la preghiera, ci ha insegnato a pregare. La sua preghiera del cuore era il rosario e non perdeva occasione per ricordarci di... E ogni volta che dicevamo un Ave Maria era come dire quanto ti vogliamo bene Maria, ti vogliamo bene Maria, vogliamo che il nostro cuore sia vicino a te. Poi crescendo io ho avuto la fortuna e la grazia di averlo anche come assistente in fuoco e lì veramente il suo camminare lento, costante, è stato un insegnamento per la vita. Cioè tu cammina, non perdere il passo
non ti fermare, lentamente, con costanza e perseveranza. Questo penso che a tutte noi che eravamo sue scolte ci è rimasto come insegnamento. Il suo modo di camminare era un esempio di vita. Poleg svetega pisma je temelj skautske duhovnosti narava, v kateri se skrivajo številni sledovi Boga in njegovega delovanja, ki kar vabijo k odkrivanju. Pater Ivan je vzljubil to igro opazovanja ter iskanja, ki je tako njega kot tudi mlade vodila od občudovanja stvarstva k ljubezni do stvarnika. Durante queste attività era, spesso si presentava portando dei piccoli lavori in legno che lui trovava nel bosco. Lui diceva che non era un artigiano o un artista, lui cercava tramite l'osservazione di contemplare la natura. E questo che a noi veniva presentato come un gioco per lui aveva un valore molto molto importante. E quindi appunto per gioco si andava a cercare questi folletti, questi lavori in legno, che erano però nascosti. E come diceva lui, per contemplare la natura bisogna capovolgere il proprio punto di vista, perché questi che noi vediamo in questo modo in realtà crescono a testa in giù. E quindi questa contemplazione ribalta i valori del mondo rispetto al mondo materiale, rispetto al mondo spirituale. Come sorsla enkrat skupaj na morje in s svojim avtom me je peljal, ampak v avtu je imel vse, kamenje, križe, ki je on tu. Tu bi rekel, ali si šel v gost, ali pa si šel v njegov avto, praktično je bila ista situacija, ni bila razlika. In rekel, vidiš, tukaj je moje življenje, ne? Mi ricordo, ecco, quando stavamo in montagna, alti, si vedeva tutto il panorama sotto, e lui diceva, non so, mentre mangiava, con il coltellino mangiava la mela, e indicava, dice, vedi laggiù tutta quella gente che lavora, tutta la vita per un pezzettino di terra. Dice, noi siamo qua e siamo padroni di tutto questo, perché noi apprezziamo tutto da qua su dalla montagna, loro laggiù per un pezzettino di terra si fanno la guerra. Quindi ecco, questi insegnamenti molto, molto semplici, però di un uomo libero, un uomo che sapeva chi era, sapeva dove voleva andare. Boleča izkušnja vojne in sovraštva je v njem pustila zavest, da se zlu ne more upreti drugače kot z orožjem svetlobe, z ljubeznijo in spoštovanjem, posebej do najmanjših. Come diceva lui, anche, no? Anche verso l'ultima coccinella ti devi avvicinare in punta dei piedi, perché in ogni bambino e bambina c'è immagine e somiglianza di Dio, allora va rispettato per quello che è. Noi al campo eravamo sempre invitati a pranzo e a cena con le squadriglie, cucinavano loro, noi eravamo i capi e quindi eravamo invitati alla cucina della squadriglia. Essendo ragazzini, il più grande aveva sui 15 anni, non è che cucinassero proprio sempre benissimo, anzi certe volte proprio non riuscivano. Allora quando andavamo a mangiare i ragazzi un pochetto chiedevano, padre Ivan, com'è da mangiare? E lui, speciale. Speciale nel senso che non si poteva mangiare, però ai ragazzi piaceva perché diceva, è speciale, ma meno male, però intendevate. Invece questo da certa era speciale, perché già dalla prima volta che l'ho visto io ho scoperto una cosa. Questa persona voleva proprio bene alle coccinelle e si vedeva che gli voleva bene da come stava con noi. Era proprio come un compagno grande, saggio, che ci voleva bene e ci guidava. Ci voleva portare proprio vicino vicino a Gesù, voleva farci conoscere Gesù e la sua mamma. Bravissima. E voleva che noi coccinelle, dice, ma che, perché siamo qui? Voi coccinelle siete qui per essere delle coccinelle sante. Quindi al di là della mancanza della persona, poi ho razionalizzato che lui veramente era qualcosa di più, perché faceva con semplicità e senza nemmeno dare troppo nell'occhio,
quello che poi in fondo era un'altra cosa che diceva sempre ognuno di noi, che la vocazione di ognuno è la santità, non solo la sua perché era sacerdote, ma era la vocazione di ognuno di noi. U prostih dneh je pater Ivan z majhnimi koraki dosegal visoke vrhove Apeninov. Podobna pa je bila tudi njegova duhovna pot, sestavljena iz majhnih in preprostih korakov. Kljub izjemni strokovni pripravljenosti ni pustil, da bi srce zaspalo. Lui ogni lunedì aveva il padre confessore che lo riceveva e quindi il lunedì diceva vado a farmi i capelli, cioè a tagliare ciò che era inutile. E anche qui il suo essere metodico l'ha portato a perfezionarsi negli aspetti del suo carattere, di crescere continuamente. Era molto semplice, infatti qualcuno di grandi professori lo prendeva anche in giro, ah, per lui è tutto semplice, Dio, Papa, Padre Ivan, tutta la linea si serve così, si serve la Chiesa, si serve Papa, perciò si serve Dio. Cioè, un professore ha detto quasi con cattiveria, e invece era per me una lode bellissima, cioè, ma Padre Ivan, dopo, lui ha una fede di un bambino della prima comunione, che però lui lo voleva invece per me è un complimento, perché alla fine quando gente fa tanti discorsi sofisticati, alla fine lui riduceva le cose, cioè è una cosa che è per Dio o è contro Dio, cioè riduceva le cose al codice binario. E non è che non era capace di fare grande teologo o grande sfumature, ne capiva tante. Però alla fine dei conti o una cosa è buona o non è buona. E perciò questo piaceva alla gente che ha stesso desiderio e poteva mettere in crisi magari quello che cerca fare furbo in qualsiasi ambiente. Ko je združil svoje strokovno znanje z globoko vero in skautskim duhom, so nastale izjemne stvari. Lui è riuscito a combinare la semplicità che si trova nella parabola e farla vicino alla mentalità del bambino e anche del capo, l'aspetto tipico che presenta lì, la dimensione della devozione mancata e poi l'aspetto della spiritualità francescana. Se tu guardi come in quale modo lui è riuscito a combinare questi tre aspetti, è proprio semplice, dall'altro lato sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista teologico o spirituale, ma non manca niente. Cioè, è riuscito a fare una sintesi del percorso spirituale per le bambine, e senza la sua immaginazione, senza la sua Tudi zakaj je pater Ivan, ugleden pravnik in spoštovan profesor, toliko časa posvečal skautom? Sam je to pojasnil zelo nazorno. Era la presentazione del suo index analyticus codice scandinavo orientale, in tutto in latino, cioè, ma tutti facciamo complimenti perché il libro c'è. Sai qual è il mio libro più importante? Mi dico, ma è codice? Ma è codice. Il Corum Cecnica? Ah, è Corum Cecnica. Ma quale? Non lo conosci? No. Eccomi. Cioè, quale? È che è il libro delle catechesi per le coccinelle. Ma cioè, come mai c'è quello? Cirillo, ma sul codice? Ti immagini che qualcuno si mette a pregare dopo aver letto il codice? Però in quel libro insegna bambini a pregare. E che cosa può essere più importante e più bello? Zakonik crkvenega prava. Ne? Tu je, on ne ri več, kdaj, tu je zama igra. Ne? Ampak glavno delo so skautje, tu kar ste rekel, to je zame, to je glavno delo. Ne?
ultimi giorni, piuttosto l'ultimo periodo, era importante, secondo me, decisioni che lui ha fatto durante gli esercizi spirituali, che ha, quando ha finito il lavoro al Vaticano, decideva se tornare in Slovenia o rimanere in Italia, perché poteva tornare anche lì. E alla fine ha fatto decisione, in esercizi, dice no, ho capito che posso ancora, finché il Signore vuole, servire qui, allora mi dedico tutto adesso agli scout. Al diritto già ho dato, al Vaticano già ho dato, adesso il mio tempo è solo per gli scout. Probabilmente posso sembrare molto entusiasta riguardo Padre Ivano, molto legato, ed è vero. Però un'altra sua caratteristica era che lui non voleva legare le persone a sé. Cioè non è che era un guru che si compiaceva di avere attorno gente che lo ammirasse. Tutto contrario. E questo era infatti molto interessante, che lui voleva bene a tutti con cui lavorava, con affetto, con cura, con veramente una sollecitudine, però non era suo scopo di creare legami o di vincolare le persone. Anzi, più poteva vedere far crescere gli altri, più era contento. E questo lo possono confermare molti anche professori o altri. Se vedeva un giovane che voleva studiare, vai, vai, ti aiutava, ti servono libri, ecco. Era primo a voler vedere altri andare più avanti di lui ancora, nel mondo scout, nel mondo della compagnia, nel mondo accademico. Questa era una caratteristica molto, molto bella, molto interessante. E perciò infatti anche lui, ultimi anni, sentiva che l'età cominciava a sentirsi, aveva qualche difficoltà di salute, allora era contento se poteva delegare di più o che potevo prendere sempre di più dal suo lavoro accademico e scoutistico, perché in qualche modo lui voleva che la cosa continua. Anche questo è una grandezza dell'uomo, cioè non è che è dopo di me diluvio, anzi voglio che la cosa, qualsiasi cosa buona, continui. Med kraji, ki jih je pater Ivan posebej rad obiskoval v zadnjih letih življenja, ima posebno mesto nacionalna baza evropskih skautov, blizu kraja Soriano nel Cimino. Qui penso si sentiva libero, stava a contatto con la natura, con il bosco, perché so che negli ultimi anni il rettore dell'istituto gli aveva proibito di andare in montagna, perché lui andava al Gran Sasso, si metteva la tendina e ha detto neanche la polizia mi trovava dove andavo io. U Soriano je odšel tudi konec januarja leta 2004, nekaj dni potem, ko je sneg odel naravo svojo belo odejo. Bil je sam. In tam se je v 80. letu življenja končala njegova zemeljska pot. Come molte volte abbiamo detto che il Signore ha un senso di umorismo qualche volta, perché lui dice ah, che bel posto qui a Soriano, proprio da paradiso, da qui che bello sarebbe morire, andare da qui in paradiso. Allora il Signore qualche volta esaudisce anche i nostri desideri un po' così infantili, si potrebbe dire, perché infatti si è trovato lì tutto tranquillo, si è sdraiato su un tavolo sotto un albero, lasciato proprio ancora la sega, la cetta e le pinze sotto all'insieme. L'unico difetto che aveva è che quando lo chiamavi al telefono ti riattaccava senza salutare e rimanevamo sempre tutti così. Invece di dire va bene, arrivederci, grazie, tum, tirava giù. È così come se n'è andato, ha tirato giù, non ha salutato, capito? Era il suo modo discreto di andarsene. Vissuto tantissime cose insieme, perché la cosa più bella era tutto il tempo che mi aveva dato e quindi che aveva condiviso con noi. Quello secondo me è, cioè, anche queste cose quando io rivivo con le mie figlie, con la famiglia, con chi incontro, con le capo, cerco di dire
magari mi devo sforzare poi di darlo il mio tempo, perché a volte magari siamo un po' gelosi del nostro tempo, abbiamo tanti impegni, il lavoro, la famiglia, ci pesa magari un po' di più di quando eravamo giovani, no? Però poi se ti rimetti in gioco ti rendi conto che l'altro non aspetta che te e che tu puoi fare molto se ci sei. E questo era padre Ivan, lui c'era sempre. E ovviamente da queste uscite comunque ho avuto un privilegio di conoscere José Guerrero. E chi era José Guerrero? Non si può usare grandi parole così facilmente per non sembrare patetico, ma José Guerrero era un santo. Era un gesuita veramente di quelli che mi hanno confermato che si può essere un gesuiti veri. Era un uomo in primo posto. Cioè, questo è quello che uno può dire con tutta sicurezza, avendo vissuto al suo fianco per un po' di tempo e conoscendo molti aspetti della sua vita, e forse in un certo senso vantandomi che forse ero una delle persone con cui è entrato in confidenza nonostante 40 anni di differenza di età, perché avevo occasione di vedere vari aspetti della sua vita, perché molti scout conoscono padre Ivan Scout, qualche cardinale potrebbe conoscere bene padre Ivan, l'uomo del Vaticano, studenti conoscono un professore, ma io per 11 anni avevo veramente privilegio e fortuna stare in tutti questi ambienti vicino a lui, e perciò lo posso dire con tranquilla sicurezza, era sempre lui. Cioè, molte persone con Zuzek, con Ivan non si poteva rimanere indifferenti. Se lei facesse intervista a 100 persone, sono di solito 3 atteggiamenti: gente che li voleva bene da morire, gente che non li voleva bene per niente e gente che conosceva solo alcuni aspetti e li ammirava. Quelli che lo conoscevano poco ma vedevano come è e come fa suscitava un rispetto, per gente che lo conosceva suscitava un affetto, e ci sono state sicuramente anche persone che non lo potevano sopportare, però perché in qualche modo era quasi un rimorso di coscienza vivente, perché gli toccava qualcosa dentro che li metteva di fronte alle loro mancanze a tutti i livelli, forse dai cardinali fino a qualche scout. E non lo faceva per umiliare o apposta, ma lo faceva con quello che era, come si presentava e quello che viveva. E perciò, ecco, forse la definizione più semplice di Ivan sarebbe veramente di un uomo di un pezzo. Na kraju, kjer je pater Ivan sklenil svoje zemeljsko življenje, danes stoji majhna kapelica. V njej je ikona oznanjenja ter napis Če moreš, moraš, ki povzemata življenje in nauk patra Ivana. Govorita o Marijini drži, popolne pripravljenosti in poslušnosti Božji volji, ter človekovi nalogi, da vestno opravlja svoje dolžnosti. Govorita o tem, kar je pater Ivan živel in zgledom prenašal na druge. Govorita o svetosti patra Ivana Žužka. Della vita parte con semplicità, nel sentiero che dal prato alla montagna arriverà, con la gioia di giocare e l'entusiasmo di scoprire la natura, l'amicizia e l'armonia, poi l'impegno di uno stile con fiducia e lealtà, sempre pronta per accogliere ogni sfida che verrà, con il senso del dovere, della fede, dell'onore, del rispetto, della generosità.
eccomi per servire in ogni attimo, per dire sempre sì. Eccomi per sempre dirò eccomi.